Ciao a tutti, oggi parleremo di ginestre, ve ne faccio vedere un pochettino, quelle laggiù sono da fiorire, invece queste qua sono quelle fiorite. Ciao a tutti, vediamo se oggi riesco ad andare a fuoco. Allora, oggi parliamo di ginestra, ne vedete lì, ne vedete qua che sta bruciando, non so se si percepisce il tic tac, gli scoppiettii vari che fa, e continuiamo magari ad alimentare questo fuoco. E allora, la ginestra è una pianta che una volta veniva usata tantissimo per le purificazioni. Sentite cic 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 cic. Allora, questo scoppiettare sembra dovuto allora, praticamente la chiesa, questo dice, Gesù stava pregando e la ginestra lo disturbava con il rumore delle sue frasche, delle fresche frasche. E Gesù arrabbiato, io sinceramente Gesù arrabbiato forse una volta, ve lo ricordo, ecco, sentite questi scoppietti qua che sono sobbalzato, praticamente la maledetta, dicendo per l'appunto, tu quando brucerai scoppietterai. Questa sembra un po' una di quelle cose buttata un po' lì, diciamo, dalla chiesa, in quanto noi sappiamo che le erbe che scoppiettano tendenzialmente servono proprio per tenere distanti le negatività. Ecco, allora, quindi, bruciata tiene distanti le negatività. Se lo fate per casa, con tutte le finestre aperte, non fate dei falò che non si sa mai. Quindi, mi raccomando, sempre in sicurezza. Allora, sì, poi l'altra cosa, veniva detto appunto sempre dalla Chiesa, che come si dice, la Madonna quando scappava sempre con incinta aveva chiesto aiuto alla ginestra, e la ginestra ha fatto così con i rami dicendo no, io non ti aiuto, e invece poi è andata a chiedere aiuto per dire al ginepro, che ha fatto così, ha fatto crescere le spine. Quando sono arrivati i soldati, praticamente hanno visto tutte queste spine, non si sono avventurati nel ginepro e quindi non sono riusciti a trovare la Madonna per uccidere. No, non era incinta. C'aveva già Gesù bambino, quando il periodo che dovevano ammazzare tutti i bambini, via. Allora, adesso questo qui, quindi non troppo, se no mi bruciano i fiori freschi. Allora, per cosa veniva usato in passato? Sicuro veniva usato per fare queste scopette qua, che potete farvele anche voi. Fate seccare, perché se le mettete da fresche, cosa succede? Che poi le perdete, perché cosa fanno? Si asciugano. Quindi occupano meno spazio in dove avete legato e vanno poi a scappare tutti i fili. Quindi ve le mettete adesso in base alla lunghezza, poi magari qua dietro ci date un taglio. Comunque adesso ve lo faccio vedere in modo pratico, rapido, veloce. Si va proprio a metterle tutte in pari, poi le legate qui. Se volete gli mettete un bastoncino, se volete proprio la scopetta vera e propria, non un bastoncino a portata di mano, no, non ce l'ho, e andate a fare la scopetta proprio col manico. Magari poi vi lascio una foto nel blog. E venivano fatte appunto questa, per esempio, una scopetta corta senza manico. Quindi cosa si serve? Questa qua, qual è il suo uso? Sicuro non per scopare per terra, ma per scopare con l'altare. Cosa si fa? Con l'infuso si pulisce tutto bene l'altare, prima di andare a fare un rito si va a scopare, adesso non so se c'è la nebbia in Valpadana, si va a scopare tutta l'aria sull'altare, quindi a mandare, perché con l'infuso si va a staccare, anche da quando si fa le pulizie per casa, si va prima a passare l'infuso sui pavimenti, così cosa fa? Si stacca da terra e poi si passa con la scopa fino ai balconi. Non so se tutti lo sapete, perché ho fatto, non so se l'ho spiegato nel blog, devo andare a vedere. Prende, si scopa verso l'esterno dicendo sciò sciò, vai via da casa mia. In questo caso si spostano, prima di fare i riti, tutte le varie negatività dall'altare. Altro uso che se ne può fare, si vedono con i fiori.
si può fare il famoso cerchio nel piatto, un rituale di protezione, di purificazione. Si può mettere nei sacchetti, per esempio. Sì, oggi è arrivata l'estate, infatti sono in top, adesso ci sto facendo caso. Altre cose, non mi viene in mente null'altro da dire. Sì, abbiamo detto per purificare. Ah sì, una volta veniva usata, appunto, venivano fatte queste scope e si purificavano proprio i templi. Quindi, cioè, prima di fare, non so, i riti, le varie cose, si andava a purificare proprio i templi. Fatte grandi, giustamente, non piccole così. Adesso questa qua è una scopina d'altare, per esempio. Un'altra cosa, veniva usata anche oltre che per protezione, quindi nei sacchetti, o anche un ramo appeso per casa, va a portare protezione alla casa. Tra l'altro hanno un profumo che è inebriante. Si dice che serve anche per potenziare quando uno vuole fare divinazione. Allora, come regola si fa l'infuso. Come regola è una pianta velenosa. Quindi io vi sconsiglio di fare l'infuso se non sapete che dosaggi vanno usati. Io sinceramente non sto a fare nessun infuso con la ginestra. E altra cosa, e vabbè, poi anche delle cose curative, che esempio in minima parte dà una mano a pulire l'intestino. E quindi occhio con l'infuso, che sennò poi mi correte in bagno. E se non esagerate, che potreste corrermi da un'altra parte, quindi evitate di fare l'infuso, ve lo dico solo per presa a conoscenza. Infatti io questi fumi qua, comunque come regola è anche una pianta velenosa, quindi anche se in passato si dice che veniva messa nelle insalate, sicuro venivano messi proprio solo dei fiori a titolo decorativo, che adesso se finché mi mangio un fiore non muoio, se ne mangio un tot che non ho idea di quale sia la quantità sinceramente, potrei appunto stare davvero male, se non addirittura finire all'altro mondo. Poi esempio fa malissimo per chi soffre di pressione alta, quindi è una pianta a livello diciamo anche medicamentoso da prendere con il dovuto riguardo e sotto il controllo direi non tanto di un medico quanto di un erborista. C'è una cosa che mi sfugge. Ah vabbè, in Sicilia è famosissima la colonia fatta con i fiori della ginestra, che hanno un profumo che è spettacolare, quindi adesso non ho idea sinceramente, penso che si faccia più o meno come l'acqua di rose a livello fatto in casa, che poi si sa non dura più dei, cosa può durare, quei 10-15 giorni, quindi cioè si mettono a bagno per non so almeno 12 ore, poi si aggiunge un po' di alcol e poi ci si profuma. Adesso anche lì mi raccomando sempre occhio alle allergie, occhio ai dosaggi, occhio a tutto. E direi che vi ho detto più o meno tutto sulla ginestra. E sì, breve video, sto andando di video brevi perché se no non riesco a fare altrimenti in questo periodo. E vi saluto, ciao a tutti!